comincio con farvi una domanda diretta. Voi lo sapete che giorno è oggi? Che giorno è? Ma che cosa è successo il 24 giugno di 190 anni fa? Le cose concomitano, non a caso, ma c'è sempre una ragione superiore che noi non riusciamo a individuare. Allora, che cosa è successo il 24 giugno del 1789 a Parigi? La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Qua non ve lo, se ricordava probabilmente nessuno, quasi nessuno. Questo per dire che la memoria delle persone, dell'uomo, della strada comune in generale è molto labile. È preso dal tran tran del giornaliero, dal quotidiano, dal cercare di rimediare il pranzo con la cena e così via da sempre, ma non è casuale, è intenzionale, è voluto, è psicologicamente messo a punto da una scuola che si chiama la scuola di Francoforte, che è stata fondata, diciamo così, astrattamente nel 1923, e che prevede tutta una serie di cose, di gradini, di step, come li chiamano all'inglese, che permetteva, aspetta di qua, che permetteva di organizzare la mente psicolabile del cittadino comune in giro per il mondo partendo dalla psicanalisi. Noi oggi tutti comunichiamo attraverso la forma verbale e comportamentale, però la gente questo non lo sa, come al solito. Allora, io mi ero immaginato tutta una scaletta diversa e cerco di raffazzonare qua e là, perché non so quanto tempo ci avrò prima che piove, perché descrivere che cosa è successo negli ultimi 80 anni in particolare, ma diciamo negli ultimi 200 e passa anni della rivoluzione francese o anche giù di lì, è veramente impresa ardua, per non dire impossibile, perché praticamente la comunicazione, l'informazione, le università, i masters insegnano quello che vuole sentire, vuole che facciate il padrone. Il padrone è padrone, e io lo dico sempre, dal 393, a partire dal decreto di Teodosio, 393 dopo Cristo, è nata la Cappella Sistina, diciamo così, ecco, è nato il Vaticano, è nata la Chiesa Cattolica strutturata come è oggi, con tutti i gangli e le interconnessioni col potere finanziario, perché in quel momento lì è partito tutto, quello attuale, il soggetto attuale. Quindi tutto quello che è stato descritto dalla storia, dai libri, anche abbastanza avversari al potere costituito. Scusate, qui c'è una persona che è venuta dall'ombra, adesso deve andare via, e vorrei che dedicare a lui un applauso, perché questo è l'esempio di volere e potere. Volere è potere. Quindi capite che niente è impossibile. Volere è potere. Grazie, grazie veramente. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Quindi sto ovviamente saltando di palo in frasca in continuazione, perché forse neanche riuscito a seguirmi, ma purtroppo io ho fatto anche dei seminari ultimamente insieme anche ad Andrea in cui spiegavo le verità negate. Comunque alcune delle cose che adesso sto dicendo e che magari vi rimarranno impresse nella mente, potete poi andarle a recepire e a aumentare come cognizione vedendo i video che facciamo oramai da una ventina d'anni sul sito web di YouTube Alba Mediterranea, albamediterranea.com o Alba Mediterranea semplicemente su YouTube. Lì trovate oltre 1000 video di oltre un'ora ciascuno, quindi corsi ad abbondanza, ma come si dice. Quindi lì c'è la possibilità di emanciparsi culturalmente in maniera abbastanza determinante e determinata. Quindi partendo dall'annuncio che ho fatto inizialmente del 24 giugno, con la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, Massimiliano Robespierre aveva statuito
la Costituzione originaria, cioè quella veramente libera, che negli articoli 34 e 35 della Costituzione dell'anno primo diceva che quando lo Stato non fa gli interessi del popolo, il popolo ha tutto il sacrosanto diritto di defenestrare in qualunque modo il governo. Ed è stata la prima Costituzione democratica davvero. Però si dà il caso che quella Costituzione immediatamente dopo l'hanno annullata. Chissà come, chissà perché. Però, vabbè, qualche cosa di buono l'ha fatta nel corso dei secoli. Quindi il discorso è, oggi che memoria abbiamo di queste cose? Nessuna. Qui siamo in una diciamo 50 persone, una cinquantina di persone, che dovremmo essere la parte più emancipata, più colta, più consapevole e soprattutto decisa di quelli che diciamo, hanno avuto accesso a queste informazioni, più o meno lateralmente risponde, ma comunque che oggi insomma, un po' di informazione naviga, molto corrotta, ma comunque un po' c'è. E allora il discorso è semplice. Quindi se non abbiamo memoria di che cosa è successo, di chi eravamo, di chi era nostro nonno, è difficile riuscire a gestire qualunque tipo di idea. Io per esempio sono qui per puro caso, come tantissimi di voi, perché mio nonno durante la guerra sul Carso nel 1918 è rimasto sventrato da una granata austriaca e si è fatto 6 chilometri col ventre nelle mani, con le budella gli sparivano per strada ed è riuscito a sopravvivere e quindi a generare mia madre e poi a generare me. Quindi io ho memoria del perché sono qui oggi, io me lo ricordo tutte le volte, ma quando me lo raccontava mio nonno quando avevo 5-6 anni, io rimanevo strabiliato perché immaginare qualcuno che col ventre squarciato si faceva 6 chilometri in montagna sul Carso, ma la voglia di sopravvivere di mio nonno era più forte della ferita che c'aveva. E questo è l'insegnamento che dovremmo avere tutti noi, cioè qualcosa che ci tocca da vicino, che ci dà lo stimolo e il pungolo per poter cominciare a cambiare qualcosa. È chiaro che se noi continuiamo a fare le manifestazioni di piazza, a fare i comizi, a fare le adunate oceaniche, e poi andiamo perché il sindacato ci paga il viaggio a Roma, poi ci paga pure il sacco, il pranzo al sacco, e poi ci paga pure la visita al Colosseo. È chiaro che alla sera siamo soddisfatti, abbiamo raggiunto un certo godimento, una certa soddisfazione, e quindi a un certo punto possiamo poi continuare a fare il solito trantà. Allora, non è così che dobbiamo cominciare a essere. Dobbiamo cominciare a essere rivoluzionari sul serio, cioè a fare qualcosa di diverso rispetto al solito, qualcosa che sommuova il sistema e lo obblighi a intervenire per sostituire certe modalità di comportamento. Faccio un esempio. Qua si è parlato in più occasioni di sistema finanziario che controlla tutto. Questo lo sappiamo tutti oramai, no? Tutti quelli che siamo qua almeno dovrebbero saperlo, cioè il primo potere di uno Stato non è quello giudiziario, quello politico, quello esecutivo, no, è quello monetario. Se non c'è il controllo monetario, come si dice, le nozze con i figli non si possono fare. Se no, qualunque progetto tu ci abbia, che sia Berlusconi, Prodi, Conte o chi cavolo ti pare a te, se non c'è il finanziamento dietro, che c'hai la possibilità di spendere del denaro, di finanziare delle opere, tu non potrai mai mettere in applicazione il tuo progetto politico e poi tutto quello che ne discende. E allora l'unica soluzione è il controllo monetario. Allora, vi faccio riferimento a un dato storico, quindi non vi racconto favole. Io quando parlo, in genere, considerate che ho 800 querele in corso, 800, non una, 800, più o meno 800. Non sulle spalle, come vedete sto qui con voi, tranquillo, oppure mandato anche in qualche posto anche responsabili giudiziari. Ho fatto fare varie condanne al mio sindaco, come mi vede, mi dice buongiorno signor Ferniani, tanto per dire, insomma, no. E quindi, come ha detto lui giustamente, riferendo qualcosa di quello che è stato scritto, se non difendi te il tuo diritto, non c'è che un avvocato che si difende per fatti per darti ragione a te e a vantaggio tuo gratuitamente, lo devi fare da solo. E allora, faccio un esempio che dimostra
un fatto storico che poi qualcuno conosce sicuramente, ma che non ha mai evidenziato nel risvolto che sto cercando di dimostrare io adesso, e cioè succede un tramestio nel Consiglio degli Stati Uniti fra quelli del Sud e il dissidio irreparabile con quelli del Nord, e che cosa fanno? Si scindono in unionisti e confederazionisti. Nasce la guerra sociale, la guerra di secessione americana, no? Nel 1861, quindi servivano, prima non ci avevano praticamente nemici, quindi l'esercito degli Stati Uniti era un embrione, serve di ricostituire addirittura contemporaneamente due eserciti, con gli armamenti, con tutto quello che ne consegue, e quindi servono tanti soldi. E allora Lincoln, diciamo, da persona particolarmente attenta, che cosa fa? La prima cosa, va a contattare i soliti Rockefeller, Rothschild, eccetera, eccetera, Warburg, eccetera. Insomma, sente le varie campane, e questi signori, siccome la guerra è una cosa pericolosa, come adesso, esattamente come adesso in Ucraina, perché quello che sto dicendo adesso vale anche per l'Ucraina, è valsa pure per l'Afghanistan, per tutte le varie, per la ex Jugoslavia, vale per tutto. Quindi, per fare la guerra, chi vince? Vince sempre chi ha più soldi, perché con più soldi vinci, e puoi produrre cannoni, le mitragliatrici, i carri armati, i missili a vuoto a perdere e così via, no? Quindi a Lincoln servivano le armi, ma soprattutto serviva la civilizzazione, perché in quel momento lì c'era in atto, dal 1848, da una ventina d'anni prima, la conquista al Far West, quando la dottrina di Monroe, qualcuno non so se se la ricorda, va bene, e quindi l'avanzamento verso ovest con tutto quello che ne conosce. Il film che avete visto in tutta la vostra vita sui cowboy è basato su queste legislazioni o su queste modalità di pensiero filosofico. Insomma, fatto sta che Lincoln va dagli strozzini ebrei in generale, come sono questi signori, e va, chiede un finanziamento. Dice, ma tu stai facendo una guerra, chissà se vince, chissà se vinci te o vince l'avversario. Anzi, allora era molto più ricco il Sud rispetto al Nord, e quindi era molto più probabile che vincesse il Sud. E vabbè, allora quindi Lincoln che cosa fa? Fa una serie di scelte che non sto a dire troppo lungo, ma fa la cosa più importante, e cioè crea una banconota, che in realtà non è manco una banconota, ma è un titolo di Stato, un titolo a portatore di Stato, che ha chiamato, già all'epoca si chiamava Greenback, cioè il retro verde, cioè perché c'aveva il dritto normale, scritto normale su carta bianca, e il rovescio su una banda verde. Allora, questo per dire che a quel punto ho detto, vabbè, sapete che vi dico agli ebrei, io mi faccio le monete per conto mio. Quindi gli stati si possono fare moneta per conto proprio, non c'è bisogno della Banca Centrale Europea, è chiaro? Ecco, è arrivata la pioggia, ho detto 5-10 minuti, per regolarmente ci azzecco. No, vabbè, non fa niente. Insomma, fatto sta che appunto Lincoln dice, vabbè, io non ho bisogno di nessuno, le cose me le faccio da me e sicuramente risparmio. E per fare le cose da sé, aveva capito che doveva incentivare questa intenzione che lui aveva di diffusione di questa banconota, che in realtà non era una banconota, come ho detto, ma un titolo, un biglietto di Stato e titolo al portatore, esattamente come sono i BOT adesso, né più né